Senti, scozza di pazienza, perché fare una rivista, mi riferisco al Cannibale, è autogestita e quindi pericolosa, no? Editorialmente, invece di usufruire dei normali canali così, dell'editoria che già esistono. Ma non è stato pericoloso editorialmente, perché io ho guadagnato un pacco di soldi, molti più di quanto ne guadagnassi prima. I soldi sono sempre stati questa grossa molla. Cosicché, niente, eravamo sfruttati da una serie di organizzazioni a delinque, queste sono cose che capitano una volta nella vita, e quindi abbiamo trovato dei finanziamenti, ci siamo riuniti, abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo cercato un nome, l'abbiamo trovato, ci siamo messi d'accordo, ci siamo ritrovati di notte, abbiamo fumato interi canneti e alla fine ci siamo, questa è una cosa molto gioiosa insomma, e alla fine appunto siamo usciti, è venuto fuori questo Cannibale. La Verdi è un, dal punto di vista fisico, devo dire estetico, somatico, è una miscellanea di caratteri somatici di persone che conoscevo. Potrei magari fare i nomi, ma non si direbbero nulla. Amici miei di Bologna, sempre di quel periodo, magari non di Bologna, ma che bazzicavano la città. E in diversi ci si sono riconosciuti. Io vorrei dire, tutti hanno partecipato. La Verdi ha questi occhi bulbosi un po' da gorilla, e un volto affilato con un naso cattivo molto tagliente. È chiaro che il nome è quello di un mio amico tassista di Bologna, Massimo Zanardi. Era anche un po' che non gli assomiglia affatto. Assolutamente no. È chiaro che tutti questi spigoli, questi triangoli che compongono la faccia di Zanardi già in qualche modo inducono a quello che è il suo carattere. E il carattere di Massimo Zanardi è quello di una persona, come si potrebbe dire, indifferentemente reattiva alle situazioni, nel senso che lui ha un livello di partecipazione emotiva. Comunque è un ragazzo semplice in fondo. Perché è il freddo, quello vero, sa essere qui, in fondo al mio cuore di sbarco. Perché la pazienza ha un limite, pazienza no. Galileo! Galileo! Vieni fuori, bestiaccia! Vuoi stare in giardino? Beh, allora rimanici tutta la notte! Guarda qui, non era un gatto normale, pensa. L'avevamo praticamente svuotato eppure respirava ancora. Occhio, ecco. Buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno signora preside. Oh, questo che cos'è? Entri signora, lo cancello subito. Sono dei vandali, sono. Colasanti, Zanardi e Petrilli, voi sarete le prime persone che boccerò in vita mia. Che soddisfazione. Avanti. Scusate professore, Zanardi, Colasanti e Petrilli sono desiderati dalla preside. Sentitemi tre, mettetevi di giocare a carta e muovetevi. Entrate ragazzi, no, restate in piedi. Questo signore qui deve dirvi due paroline. Sono della questura. La signora ha sporto denuncia contro di voi. Possiamo sapere l'imputazione. Sa, se no non sappiamo cosa raccontare ai giornalisti. Siete entrati nel giardino dell'abitazione della signora e avete seviziato e ucciso un gatto di sua proprietà. E non sia così epigrafico lei! Questi maiali disgustosi hanno crocifisso una povera bestia, mia o di altri, non importa. È la sola cosa che importa, invece. Posso dire una parola? Di, Zanardi, dilla questa parola. Ma prima di sputare una delle tue solite smargiassate, guarda cosa ho trovato in giardino questa mattina.
La tua agendina degli indirizzi, Zanardi. E con questo hai chiuso, perché giuro che ti perseguiterò fino a che non sarai dietro le sbarre. In gabbia voglio vederti, stupido animale. Non è possibile. Stamattina l'avevo in tasca, mi è servita, l'avevo. Porco Giuda, questa è una sporca trappola del cazzo. Me la ridia subito. Facci una croce, Zanardi, vuoi? Sei stato tu, faccia di merda, a fregarmi l'agenda dal cappotto. Lurido servo schifoso ammaestrato. Beh, giuro che me la paghi. In giallo scolastico, la morte della preside, in fondo, non è da addebitare a lui, anche se è lui che manda questo compagno di scuola, il primo della classe, a recuperare questa agendina fantomatica attraverso un ricatto. Sì, quindi di cattiveria ce n'è tanta, solo nelle ultime storie, però la cattiveria è, voglio dire, è un punto, è il punto di partenza. Nelle prime, che forse da questo punto di vista erano anche strutturate meglio, la cattiveria invece diventava l'inevitabile, un treno che passa in una galleria fa buio per un po'. Tanto Pento dal sognatore, tanto Zanardi è realista, tanto Pentotal è bruno e mediterraneo, tanto Zanardi ha un che di slavo, di indefinibile, che gli viene proprio da questa sua strana aria slavata, albina quasi. I tre ragazzi ostentano nei gesti e nel comportamento una certa sicurezza che gli viene dal denaro, per esempio, che sembra circolare nelle loro tasche e che gli viene fornito da i più strani e loschi traffici, quelli che, scusate, ripeto, questo mi ha preso l'angoscia di non dire un attimo. Può andar bene una cosa del genere.